Vai. Prepariamo 8 morbide al cioccolato da servire poi tiepida, congelato sarebbe una cosa fantastica, e la prepariamo che possono mangiarla anche per chi ha problemi di celiachia. Le dosi: 100 g di panna liquida e 40 g di burro in un pentolino da far sciogliere, 500 g di cioccolato fondente spezzettato, 50 g di farina senza glutine, qualunque farina può andare bene, comprata in farmacia con una spiga sbarrata, marchio di gluten free, e 150 g di zucchero semolato, 3 uova. Allora, il procedimento dell'esecuzione di questa torta: si farà scaldare panna e burro insieme. Quando è tutto sciolto il burro, ci si fa sciogliere il cioccolato lentamente, l'ideale è anche a bagnomaria. Nel frattempo, in una macchina da montare, io uso la planetaria, montiamo le uova ben spumose con 150 g di zucchero. Una volta che sono ben montate, verrà aggiunta la farina senza glutine setacciata, e quando il composto di cioccolato, panna e burro sarà tiepido, verrà versato tutto insieme e messo in tortiera. Abbiamo montato le uova, questo qui è come devono essere, belle spumose, quasi meringate. Aggiungiamo la farina senza glutine setacciata, giriamo sempre lentamente dal basso verso l'alto per smontare le uova. Queste farine tengono sempre un po' più di umidità rispetto alle farine normali. Ok. Ormai il cioccolato si è raffreddato a temperatura quasi ambiente, possiamo versarlo il composto. Mescoliamo bene sempre dal basso verso l'alto. E quando tutto il composto avrà preso il colore del cioccolato, la torta è pronta. Si può infornare a 180 gradi, il forno già caldo, circa 20 minuti.